Ma ciao a tutti picciotti! Quasi buon Natale! Questo è l'ultimo video prima di Natale! Spero di essere velocissima a registrare ed editare questo video in modo tale da mettervelo online oggi, 23 dicembre, così che possiate prendere spunti per i vostri outfit festivi. Quindi ho pensato a 5 occasioni che potrebbero presentarsi più o meno a tutti noi, tranne che a me, perché se ne presenterà solo una durante queste feste. E vi mostrerò cosa ho pensato di indossare per la cena del 24 a casa, per il pranzo del 25 al ristorante, per una cena super elegante di Natale, cioè di quelle che tipo intanto siete delle persone scicchissime, perché chi vi ha invitati ad una cena così elegante per Natale? E poi tipo quelle situazioni in cui, oh mio Dio, è una cosa un po' importante, come mi vesto? Ho trovato il vestito. Quarta occasione, pranzo del 25 dai suoceri. Questa non mi si presenterà. E l'ultimo outfit che vi mostro è quello per andare ad una festa di Natale con gli amici, a una giocata, non so se anche da voi si usa, qui a Palermo tantissimo, dall'8 dicembre al 6 gennaio si usa andare alle giocate, dove parli con me, ci si ruba i soldi tra amici, però molto divertente. Cosa mi metto per la cena della vigilia? Sono a casa con i miei parenti e quindi voglio stare comoda, però voglio essere carina e molto probabilmente metterò un rossetto rosso. Ho pensato ad un cordinato in un materiale caldo ma allo stesso tempo estremamente comodo, sembra quasi felpato, trovato da Zara e composto da una gonna lunga, super semplice, con un elastico in vita che si rigira all'interno, quindi non si vede da fuori. E l'unica particolarità di questa gonna è che ha una cucitura esterna per tutta la parte dietro, insomma, nel sedere. E poi finisce con uno spacchetto sempre dietro. Il pezzo di sopra, dello stesso materiale, è letteralmente una felpina col collo alto, quindi estremamente comoda, ma allo stesso tempo calda. Sotto gli possiamo mettere serenamente la canottiera, quella di misto cashmere, perché sentiremo freddo. E anche questa ha nel giro maniche delle cuciture esterne che la rendono un po' sportiva, però veramente super riutilizzabile in tantissimi modi, quindi è un cordinato che sì, ho pensato da indossare il 24 sera, anche perché il fatto che la felpa sia un po' larghetta non fa vedere la panza se mangiate le lasagne. Non lo so, cosa si mangia a Natale da voi? Scrivetemelo in un commento scrivendomi la regione oppure la città e qual è il piatto tipico da mangiare per la vigilia o per il pranzo di Natale. Con questo completo indosserei le scarpette che ho in due colori, che sono state l'acquisto migliore tipo degli ultimi anni di Max & Co, hanno un tacco minuscolo, ce li ho sia bordo che blu e sono veramente iper versatili. Oppure se voglio fare quella un po' più sporty chic, uno stivale alto. Non so se mettere gli accessori, anche se devo farvi vedere un paio d'orecchini che ho preso sempre da Zara. Ho preso un sacco di cose da Zara in occasione di questo video, è perché durante le feste ci sono sempre cose molto carine. Però guardate che meraviglia, sono bellissimi questi orecchini. Però mi piacciono soltanto con i capelli legati e secondo me con quell'outfit il capello legato ci sta. Unico problema di questi orecchini è che sono pesanti, mannaggia loro. Dovevano essere votini, perché creano ancora orecchini pesanti nel 2022? Cosa mi metto se la mia famiglia ha deciso di organizzare il pranzo del 25 in un ristorante? Io indosserei un dolce vita bianco. Questo l'ho comprato l'anno scorso a Roma, non ha un brand, è semplicemente morbidissimo, ma è di poliestere, quindi non tiene manco calda. Mi devo mettere la maglietta della salute sotto. Mi piace l'idea del dolce vita, comunque del maglioncino molto aderente, perché il pezzo forte è questo. Natalizia festiva, assolutamente sì, fa pure il rumore tipo di danzatrice del ventre, mi piace moltissimo scuotermi quando le indosso. Però devo dirvi che l'ho comprata da Zara, carinissima, volevo indossarla a Capodanno, comunque in queste feste, però ho la casa invasa da queste giga pagliette, cioè le ho perse. Se dovesse piacervi comunque questo è il codice, io ho preso un XS, avrei potuto prendere anche una S. Sicuramente con questo outfit non indosserei orecchini, farei anche un make up super luminoso ma semplicissimo. Se sei una giovane ragazza io metterei assolutamente le sneakers, cioè ok che è il pranzo del 25, ma l'hai visto che gonna che mi sono messa, quindi le sneakers me le posso mettere. Se siete persone spiritose andrei con una scarpa spiritosa, queste erano di mia madre, ci avranno tipo 30 anni, super fighe però devo dire, e forse io sceglierei la scarpa spiritosa. Se vi volete sentire buone e un po' provocanti mettetevi lo stivale. Passiamo adesso al mio outfit preferito, cioè che non è un outfit, è un abito. Ma picciotti, ma quante
figo. Cosa mi metto se ho una cena di Natale elegantissima? Cioè, intanto invitami. E poi ho beccato sempre da Zara un abito meraviglioso in seta, e infatti proprio per questo ha anche un prezzo abbastanza alto per essere un abito di Zara. 180 euro, picciotti. Io ho preso un XS, la linea è lingerie. Dal sito pensavo fosse un rosso, invece è un po' più un bordeaux. È tutto stropicciato, ma vi giuro, sono davvero combattuta perché l'ho provato l'altro giorno e mi è piaciuto da morire. È molto accollato, ha una ricciatura sulla spalla, però dietro ha la schiena nuda, fa tipo una goccia perché si allaccia soltanto dal collo. È bellissimo, mi piace da morire. Ed è dello stesso identico colore delle scarpette di prima, che vi dicevo, best acquisto della vita probabilmente. Con questo vestito stanno benissimo gli orecchini che vi ho fatto vedere prima. E anche questo me lo immagino con una coda super tirata, molto alta. Cioè, fatemi sapere se secondo voi devo tenerlo. Che cosa ci devo fare questo qua? Beh, è straordinario. Torniamo ad un'occasione un po' più possibile, frequente, normale, non per me. Pranzo dai suoceri o cena dai suoceri, insomma, Natale con i suoceri. Come ci si veste? È chiaro che se andate a Natale con i suoceri, a meno che non sia il vostro primo Natale con i suoceri, allora io già mi immagino l'ansia, che comunque non ho nessuna intenzione di vivere nella mia vita. Ma se ci andate da un po', non avete grandi problemi a vestirvi come vi pare. Ho pensato ad un outfit da ragazza sistemata, non esagerato, una cosa veramente tranquilla. Cioè, comunque vado dai miei suoceri, ma siamo a casa e comunque io non li chiamo suoceri, li chiamo per nome e siamo praticamente amici. È un po' come se fossero degli amici dei miei genitori. Ho preso nella sezione bimbi di Zara in taglia 13-14 anni, perché mi fa molto ridere, ma le ragazzine di 13 e 14 anni di Zara sono più alte di me. Sono costati 36 euro e sono dei pantaloni culotte con un elastico in vita di velluto, tutti spieghettati, quindi manco si devono stirare, con delle applicazioni argentate su tutta la gamba tranne che sul retro. Cioè, sul retro sono lisci, sono dei pantaloni culotte, quindi in realtà arrivano, cioè sono un po' corti, cioè nel senso, a me arrivano esattamente alla caviglia, e io li indosserei con le sneakers. Se non dovessi mettere le sneakers, che razza di scarpe metterei? Boh, no, sapete, non ne ho idea. Ma sì, forse è semplicemente uno stivaletto, anche perché comunque se sono a pranzo o a cena da mia suocera e fanno, devo fare bella figura e devo sparecchiare, andare di qua, andare di là, fare un board, cioè devo essere vestita comoda. Siccome il pantalone è un po' larghetto, metterei sotto sempre il dolce vita che vi ho fatto vedere prima, altrimenti, che è una cosa un po' più, io non volevo andare a Favignana, un maglioncino larghetto, ve li mostrerò indossati. Però tutte e due le opzioni comunque mi fanno molto ragazza per bene, che, cioè, per fortuna il mio figlio ha incontrato lei, perché veramente il mondo è pieno di pazzi e drogati e lei a me non mi sembra la mia occasione preferita. E infatti questa cosa mi sa che io me la metto a Capodanno, anche se non c'entra nulla, perché non farò un video outfit per Capodanno, picciotti, perché io lo odio, è una festa assolutamente inutile e tutte le volte che l'ho festeggiato andando in posti, dovendomi vestire carina, l'anno poi è andato uno schifo. Come mi vesto a Natale se sto con i miei amici? / Come mi vesto a Natale se devo andare ad una giocata? Cioè, ma puoi non metterti questa meraviglia che sembri una sirena? L'arancione è il colore di quest'ultimo periodo dell'anno per me, non so perché adesso mi mette molta allegria, prima lo odiavo. Certo, magari non appoggiato alla mia faccia perché proprio non è il mio colore. Questa gonnina ha tipo una sottogonna. Io di solito le odio queste cose, però non è, cioè nel senso, non è tascia. È lunghetta, il che non è proprio estremamente valorizzante nel mio caso. Tutte queste pagliette sono pericolose perché ovviamente se ne perderà la metà. Vabbè, comunque è ovviamente una gonna da tenere nell'armadio da indossare due volte l'anno. È da sdrammatizzare. A Veronica fa molto ridere quando qualcuno dà l'opzione di sdrammatizzare i vestiti, però è una cosa divertente anche soltanto pensare che potresti sdrammatizzare questa gonna che è esagerata con un maglione normale. C'è una cosa tranquilla, io me la immagino con un maglione molto grande bianco e penso che mi vestirò così a Capodanno. Adesso vedo se ne ho uno, così vi faccio vedere l'outfit completo. Sotto metterei uno stivale nero, cioè ovviamente con questa cosa niente accessori, cioè niente orecchino, va bene così. E niente, picciotti, io spero che questi outfit vi siano piaciuti, vi siano serviti a qualcosa, oppure semplicemente che questo video vi abbia tenuto compagnia. Mi dispiace moltissimo perché purtroppo
Questa settimana, che era una settimana in cui avevo grandi progetti, grandi video, volevo fare grandi cose, non sono riuscita a fare assolutamente nulla perché ho avuto un umore disgustoso. Ho dovuto smettere di fare i vlogmas perché l'ultimo vlogmas che ho girato ha un audio tremendo e quindi mi sono... si è presa male e non li faccio più. Dove avete a che fare con un sagittario? Se non avete visto gli ultimi video, qua trovate una scheda informativa con una para di video che vi ho messo perché me lo sono ricordata. Io vi auguro un buon Natale, buone feste, spero di vederci prima che finisca l'anno. Casomai vi voglio tantissimo bene, grazie per essere stati anche quest'anno qua con me. Spero che riceviate almeno un regalo che avete chiesto a Babbo Natale. Spero che qualcuno dall'alto mi mandi un aspirapolvere Dyson. Ma in ogni caso, la cosa più importante è circondarvi di gente che vi fa stare bene. Ciao picciotti, vi mando tantissimi baci. Non ve lo dico neanche di mettere un pollice in su e iscrivervi al canale, perché questo già lo sapete. Buon Natale! Oh, ma quanto è bello il mio maglioncino! Questo è un maglioncino che avevo fatto comprare a una mia amica diversi anni fa da Primark, che me lo metto tutti i Natali. Exo, la retro!